Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Al solito, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi in modo da ricevere le notifiche riguardanti i nuovi video pubblicati. Visitate la pagina Facebook, visitate lo show. Se volete mettervi in contatto con noi, utilizzate la pagina Facebook oppure potete utilizzare direttamente la mail. Supportate il canale con un mi piace. E nel tutorial di oggi invece continuiamo la nostra playlist dedicata al Fusion. Partiamo adesso con la serie rettangolare. Eccola qui. Allora, per sviluppare la serie rettangolare abbiamo bisogno di uno schizzo. Selezioniamoci il piano orizzontale, realizziamoci un rettangolo che avrà una dimensione di 120 mm in direzione X e facciamolo di un'ottantina di millimetri in direzione Y. Terminiamo il nostro schizzo, richiamiamo il comando estrusione, tasto E, ricordatevi sempre la scorciatoia, andiamo ad alzare di una decina di millimetri e ok. E adesso su questa superficie andiamo a realizzarci un altro schizzo che potrà essere ad esempio un cerchio. Questo sarà il nostro cerchio, lo facciamo di una decina di millimetri di diametro e utilizzando il comando dimension lo andiamo a posizionare ad una decina di millimetri in questa direzione e una decina di millimetri in questa direzione. Terminiamo lo schizzo. Richiamiamo il comando estrusione, ricordatevi E. Come vedete, se vado a selezionarmi l'elemento, se lo vado ad estrudere automaticamente viene ad essere attivata l'opzione Unisci e se invece lo porto nella direzione opposta, come vedete, è attivata l'opzione Tagli. Ovviamente io posso decidere di operare in maniera differente, magari volere l'operazione Unisci anche in questa direzione e così via. Però adesso vado ad attivare l'opzione taglia e do ok, e quindi abbiamo realizzato questa cava all'interno della nostra superficie e adesso posso richiamare il comando serie rettangolare. Allora, come vedete nella serie, adesso ho attivato l'opzione di tipo faccia. Questo può essere fatto sui corpi per lavorazione e su componenti. Lasciamo per adesso l'opzione di tipo faccia. Andiamo a selezionarci l'oggetto e quindi selezioniamoci la tasca. Andiamo a selezionarci le direzioni che vogliamo utilizzare. Le direzioni saranno questa e questa, ad esempio. Adesso, se io vado a lavorare con i miei elementi, come vedete, ho la possibilità di realizzare una serie rettangolare con in questa direzione tre elementi. In questa direzione posso, ad esempio, andare ad aumentare gli elementi e portarli a 4. Come al solito, posso andare a definire anche la modalità con cui devo andare a riempire questa superficie. Adesso ho attivato l'opzione estensioni, ma potrei attivare anche l'opzione spaziatura, cioè la distanza tra due elementi successivi. Adesso lascio l'opzione estensione e nell'opzione estensione quindi posso andare a variare la distanza portandola ad esempio ad una sessantina di millimetri in questa direzione, portandola ad una centinaia di millimetri in quest'altra direzione, in modo da avere un elemento così realizzato. Ok? E al solito ho l'opzione sopprimi che mi consente di eliminare alcuni di questi elementi a realizzare quindi una matrice ben più complessa. Ovviamente posso svilupparlo in una direzione oppure realizzarlo in maniera simmetrica dall'elemento di partenza e do ok. Quindi in questo modo abbiamo realizzato la nostra matrice rettangolare. Questo tipo di operazione ovviamente lo posso fare con tutti gli elementi che in generale mi posso creare, quindi lo potrei fare ad esempio con una foratura. Quindi se richiamo il comando H per il foro e mi vado a selezionare questa superficie, ho un foro di 5 mm, non importa per adesso dove lo vado a posizionare, come vedete lo posso sia allungare che se seleziono il centro lo posso andare a spostare. E do l'ok. Allora io questo è un altro elemento distinto, posso andare a richiamare il comando di serie rettangolare in questo caso, andando a selezionarmi questo elemento e procedo in maniera praticamente analoga. Quindi questa è un'altra delle opzioni che ho. Seleziono ad esempio un'unica direzione, vado a selezionarmi questa direzione e posso andare a realizzarmi questi fori. E ok. Quindi qualora dovessi effettuare delle forature in serie, posso procedere anche in questo modo, realizzare il primo foro e poi utilizzare la nostra serie rettangolare. Questo concetto vale quando ho a che fare con dei fori, ma in maniera del tutto analoga,
vale se ho a che fare con degli elementi differenti. Ad esempio, andiamo ad utilizzarci una sfera, andiamo a posizionare su questo punto e l'opzione che attiviamo adesso è l'opzione unisci, ad esempio, diamo ok. Adesso io in maniera analoga posso andare a crearmi la serie rettangolare utilizzando come elemento la sfera e andando ad utilizzare ovviamente l'opzione estensione, selezionare una direzione, ad esempio mi seleziono questa e andare ad inserire degli elementi sferici in questo modo e ok. Quindi lo posso fare con tutto quello che creo, con tutto quello che creo posso creare una matrice rettangolare, sia tagliando, intersecando oppure unendo, aggiungendo degli altri corpi. Con l'opzione corpo basta ad esempio inserire una sfera, un toroide, utilizziamo un toroide, quindi selezioniamoci come posizione per il toroide, ad esempio questo piano, questo sarà il nostro toroide. Fate attenzione all'opzione che andate ad attivare, è attivata l'opzione taglia, noi utilizziamo l'opzione nuovo corpo, diamolo ok. Quindi posso andare a richiamarmi adesso l'opzione di serie di tipo rettangolare. Non più con l'opzione faccia, ma ad esempio in questo caso con l'opzione corpo, mi viene chiesto di specificare l'oggetto, mi vado a selezionare l'oggetto, vado a selezionarmi la direzione, come vedete posso scegliere gli assi, utilizzerò un asse in questo caso e quindi posso andare a sviluppare la struttura sfruttando quindi l'opzione corpo. Le altre opzioni, come vedete, sono delle lavorazioni che abbiamo realizzato oppure dei componenti che sono delle modifiche che andremo ad aggiungere, poi lo vedremo che cosa sono i componenti. Diamolo ok. Quindi possiamo farlo sia con qualsiasi cosa praticamente. Possiamo utilizzare corpi oppure possiamo utilizzare delle lavorazioni, delle forature e così via. E come al solito, se il tutorial vi è piaciuto e servito, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace. Ci vediamo alla prossima.